Ciao ragazzi, mi trovo ad Alcamo e se vi stesse domandando dov'è Alcamo, ecco, la risposta è non lo so, non lo so, ma manco io, ragazzi, è stato difficile arrivare. Quindi niente, praticamente oggi che sto facendo questo video io sarei dovuto essere in Sicilia. Però la quarantena era di altro avviso. Questo mese mi sono saltati 20 eventi. 20 eventi, tra l'altro, sono anche. Avevo un piccolo tour da fare in Sicilia, però è per ovvie ragioni saltato, quindi niente, pazienza. Però ho trovato dei video in arretrato, perché io ho molti video in arretrato, che ho girato un anno fa in Sicilia. E quindi ho detto, boh, montiamoli e facciamo. Dovete sapere che io c'ho tipo, sto procrastinando dei video da alcuni da 5 anni, quindi vabbè, materiale a gogo, a monto. Io sono atterrato a Trapani, normalmente ci sono dei mezzi per raggiungere, però mi ero dimenticato che eravamo in Sicilia e quando vai al sud tutto va a puttana. Per poter arrivare ad Alcamo ho dovuto prendere un taxi perché non c'era nient'altro. Il taxi mi è venuto 90 euro. Aspetta, 90 euro. Ovviamente un anno fa era una situazione un pochino diversa perché all'epoca io lavoravo ancora ad Amsterdam, quindi in pratica io rientravo in Italia un weekend al mese, dovevo fare tutto il tour, quindi vabbè, era un periodo particolare, era se vogliamo ancora all'inizio di questa esperienza teatrale, era un'altra epoca e quindi vabbè, riviviamola insieme facendo un passo indietro. In certo senso. Ho pagato 95,60 euro, quasi più del volo, mi sono sentito violato. Ecco, violato col rumore dell'essere violato, ovviamente. Ma quanto diavolo è bello qua? E visto che sono una vera influencer. Una vera influencer! Adesso prendiamo lo yacht. L'ho chiesto con una piscina sopra e un tappetino elastico. Quello è il pescherecco. No, non è vero. Ah, Castellammare di Castellamarina o Castellamarina di No. Castellammare? No, non è vero, è Castellammare. Però Castellammare ce ne sono tanti. Questo però è Castellammare del Golfo. E dato che sono un influencer più influencer della Ferragni, adesso andiamo a fare un giro in barca e ci andiamo a schiantare. Adesso vado a prendere uno spritz con Fedez e Elton John. Abbronzatura da muratore. Devo levare la maglietta, lo so. Ora il classico è tutto bellissimo, è tutto bellissimo. E non siamo manco a Milazzo, la città di Zio Santuzzo. Ho trovato una paperella super sexy col riporto. Cioè, c'è il riporto, ragazzi. Questo è pane cunzato. E questo sfrigione, Sfincione. sfincione. Amici pugliesi, lo sfincione è una focaccia. Allora il pane cunzato lo approviamo, è buonissimo. Siamo a Custonaci, in un albergo di Custonaci, e non mi ricordo come si chiama. Dov'è Custonaci? Non lo so dov'è Custonaci. Rispondiamo a una domanda che mi hanno fatto tutti, ma Barba Scura, perché hai fatto lo spettacolo a Custonaci? Allora, potrei poter dire che ho fatto lo spettacolo a Custonaci perché non ci viene mai nessuno a Custonaci. È venuto per caso, non lo so, Paolo Nutini a Custonaci? Non mi sembra. È venuto Caparezza a Custonaci? No. È venuto il Papa a Custonaci? No. E allora ho detto io, voglio valorizzare il territorio, in particolare questo cesso, e quindi devo venire a Custonaci perché? La storia è che io ero stato chiamato a fare una cosa a Trapani. Ho detto, perché non organizziamo un bello spettacolo a Trapani? Allora abbiamo trovato un hotel a Trapani con una sala conferenze e ho detto dai, la faccio qua, ci sta, bello.
Solo che non avevo capito che l'hotel era in una frazione di Trapani che si chiama Custonaci, che è impossibile da raggiungere a meno che non hai una macchina, un calesse, un cavallo, un asino. Sono arrivati 150 milioni di messaggi di persone che mi dicevano: Barbasco, ma che cazzo fai a Custonaci? Io non ho idea di dove diavolo sia Custonaci. Non l'ho idea. Se non avessi avuto il passaggio di Rossella non ci sarei mai potuto arrivare. Questo per dire a tutti voi che siete venuti, che state per assistere allo spettacolo mentre io sto in bagno a registrare questa storia, siete degli eroi. Siete degli eroi. Perché, cioè, come si fa? Possiamo farli dei trasporti, delle infrastrutture, un mezzo di trasporto che non sia un canesse, un cavallo, per poterci muovere al sud? Questa è la stessa storia che succede in Salento, che se tu vuoi dare Gallipoli a Taranto devi sparare. Taxi 90 euro, questo me lo segno nel cuore. Guardate gli eroi! Gli eroi a Custonaci! Ragazzi, ma come avete fatto a venire? Non ho capito di dov'è lui. E c'è la lotta con Nicata? No, dire, sono un grande amante di questa lotta immotivata. Oppure pacificamente troviamo un accordo. Vi stavate ammazzando per ordinare un rollo. Non lo so immaginare. In tutto ciò volevo farvi vedere delle cose che mi hanno portato ieri allo spettacolo. Alcune cose, quelle che non ho mangiato, che un boccaccio con un Vincenzo dentro. Io tutto mi sarei aspettato in vita mia, tranne che qualcuno si sarebbe preso la briga di fare questo. Questo è un pisello di koala. L'idolo che me lo ha portato ci ha messo 3 giorni a farlo. E questa fionda di carne verrà per sempre con me, pure lei, perché obiettivamente è una delle cose più belle che abbia mai fatto. Ho portato altre cose, però la cosa più assurda è sto pacco, questo qui. Adesso vi faccio vedere cosa ho trovato dentro, perché sono perplesso, sono molto perplesso. Ecco, a parte che ho trovato dentro delle agende, un'agenda del 2017 e un'agendina usata. Questo. Dei cavi, una pecorella fatta con un masso, una busta della Conad piena di cose, tra cui questo. E questa è la cosa che mi ha lasciato maggiormente perplesso. Sono delle carte siciliane ma con dentro dei fazzoletti. Ok, e poi ci stanno. È una canotta, spero non usata. Grazie. Credo. Siamo a Palermo e è il giorno dopo, probabilmente. E sto per iniziare lo spettacolo anche qui. Sicuramente Palermo è più facile da raggiungere. Vabbè. Comunque, figata, il posto è bellissimo. Ho avuto soltanto un problema perché avevo l'archetto e l'archetto si dovrebbe mettere a sinistra perché c'è tipo l'aggancio per le orecchie, eccetera. Soltanto che io muovevo la testa e l'orecchino sbatteva sull'archetto. Ogni volta che mi muovevo sentivo pom pom pom, quindi l'ho dovuto mettere qua. Però non dovrebbe stare qua, capito? Tipo è tutto caduco, la solita caducità della vita. Prova. Rinnovato il mio amore per la Sicilia, da tanto tempo non ci venivo e forse sto anche mentendo perché ci ho veduto solo una volta ed era in gita alle scuole medie, tipo, quindi non ci ero mai venuto effettivamente. Sicuramente non ero mai venuto a Palermo, non ero mai venuto nella zona di Trapani ed è stupendo, è veramente bello. Tagliato i problemi, adesso va meglio. Sa. E i superstiti! Anche lei. Allora. Ce l'abbiamo fatta e siamo sopravvissuti. È stato bello lo spettacolo. Una merda! Ragazzi, è stata una serata meravigliosa. Sono distrutto. Vado a dormire le mie 3 ore di sonno. Che cosa sto dicendo? Io sono convinto, lo dico qui e lo rinnovo, di avere la più bella community di YouTube Italia. Stacce. Ragazzi, abbiamo il nostro eroe che mi sta salvando da questo viaggio incredibile. È lui,
e io non so come ringraziarlo. È una persona a cui rimarrò per sempre in debito nel resto della mia vita. Ma veramente. Siamo arrivati all'hotel Garibaldi, dove si terrà il convegno dei terrapiattisti, dove vogliamo tutto quanto a Francesco. Ricordatelo come eroe nazionale, colui che ha reso possibile tutto ciò. Ottimo. Non sei felice di contribuire? Felicissimo. No, sinceramente no, io quello che ha detto poco fa, lo se lo stanno massacrando, ci stanno facendo tante di quelle domande, tutti tendenziosi sono qua, raga. Ha perso su questo, li zittisce dicendo non sai matematica.